a tutti, oggi voglio proporvi un video tag molto molto speciale perché è stato creato dalla sottoscritta e da Vanessa di Haruchan Yazawa. Vi lascerò qua sotto poi il link al suo canale e al suo video. Se non la conoscete, è una ragazza super super carina e dolcissima, fa video su libri e fumetti, io la stradoro, quindi se non la conoscete andatevela a vedere perché non potete perdervi questa ragazza così carina. Sono contentissima di aver creato questo tag assieme a lei. Questo tag parlerà di manga, anime e cosplay, tre nostre grandi passioni. Se potessi uscire a cena con un personaggio dei manga, chi sceglieresti? È una decisione molto molto difficile, ma uno dei miei personaggi preferiti di sempre che mi piacerebbe veramente incontrare è Ikaru di Oscrab, io ho chiamato così, anche uno dei miei scoiattoli giapponesi, perché è un personaggio che adoro, mi piace tantissimo. E sì, mi piacerebbe uscire con lui. Quanto contano i disegni nella scelta di un manga? Non mi vergogno a dire che sono una persona abbastanza superficiale quando si tratta di fumetti, nel senso che devono essere belli, i disegni devono piacere, se no non riesco a farmi piacere la storia. Se la storia è particolarmente bella, allora posso sorpassare, diciamo, i disegni un po' zzz, ma se i disegni non mi piacciono, difficilmente mi faccio piacere un fumetto. Potendo scegliere una scuola di manga barra anime che segui, quale frequenteresti? Anche qui è difficile perché ci sono tanti mondi che mi piacerebbe esplorare, diciamo. Però una cosa che mi è rimasta da sempre, da appena ho visto, diciamo, l'anime, è la scuola dei ninja, se scuola possiamo chiamarla, di Naruto. Mi piacerebbe un sacchissimo imparare le tecniche, studiare la storia dei ninja, cose di questo tipo, quindi è una cosa che mi è rimasta sempre appresso da tantissimo tempo, quindi quella. Qual è la tua opening preferita? Allora, ci sono diverse opening che mi piacciono, però una delle mie preferite in assoluto è la prima opening di Sword Art Online. Non ho idea di come si chiami, magari l'andrò a cercare, vi metterò il titolo qua sotto. È bellissima, mi piace davvero tantissimo. Sword Art Online in generale è uno dei miei anime preferiti di sempre, la parte di Aincrad, però non quella dopo dove sono in mezzo ai folletti, elfi o quello che è, quindi la prima opening mi piace tantissimo, ce l'ho anche come suoneria del cellulare, e mi piace tantissimo anche l'opening di Tasugaru Otome per Amnesia, di cui vi lascio magari il link qua sotto. Hai a disposizione un budget illimitato, che cosplay vorresti fare? Ci sono tanti cosplay che mi piacerebbe fare, però nessuno richiede chissà quale budget, diciamo che richiedono magari tempo, dedizione, quindi userei magari soldi per pagare qualcuno di bravo per aiutarmi a fare il cosplay di Vaporeon, perché mi piacerebbe tantissimo fare il cosplay di un Pokémon e mi piacerebbe soprattutto Vaporeon, vorrei essere super bella, tipo una sirena, però appunto Vaporeon, quindi sì, quello. Qual è il cosplay che senti più tuo? Direi Gumi dei Vocaloid, perché ogni volta che metto la parrucca verde e il vestito che io ho della versione, diciamo, camelia, mi sento veramente Gumi. È come se io fossi Gumi, cioè non lo so per quale motivo, mi vedo particolarmente bene con quel cosplay. In genere non mi vedo tanto quando faccio altri personaggi perché ho il naso grosso, i giapponesi hanno i nasini piccoli e quindi io non mi vedo mai completamente in un personaggio, però quando faccio Gumi mi sento, non lo so, mi sento veramente lei, e è una sensazione bella sentirsi veramente, diciamo, il personaggio che tra virgolette interpreti, e niente, è bello. Potendo diventare un personaggio di un manga barra anime, che cosplay vorresti indossare per tutta la vita e perché? Mi piacerebbe tantissimo indossare i panni di Asuna Yuki di Sword Art Online, perché è il mio personaggio preferito di sempre. Lei è un personaggio molto forte, anche se è dolce, comunque è molto tenera e comprensiva, e mi vedo abbastanza in lei e vorrei essere così forte e combattiva come lei. E quando io ho fatto il cosplay di Asuna e quando indosso l'armatura, diciamo, da cavaliere, mi sento una paladina, mi piace un sacco, e quindi mi piacerebbe indossare i panni di Asuna a vita, sì. Quali sono i tuoi tre segreti per la buona riuscita di un cosplay? Allora, innanzitutto il personaggio mi deve piacere alla follia, mi deve piacere tanto 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 tanto, in modo da conoscere, diciamo, tutti i lati del suo carattere, il trucco e come posare, che potrebbe sembrare una banalità, ma secondo me è essenziale immaginarsi come potrebbe posare per fare le foto col personaggio, perché se andate a interpretare un personaggio che è sempre cupo, non sorride mai, inutile che fate la foto, non c'entra niente. 2. La parrucca. Sembrerà banale, ma secondo me avere una buona parrucca del colore più simile possibile al personaggio e anche di buona qualità è molto molto importante.
E so che le parrucche costano tanto, però io preferisco spendere magari qualcosa in più nelle parrucche piuttosto che nel vestito e magari fare degli aggiustamenti appunto nell'abito, perché la parrucca io non la so né acconciare né posso farla io, quindi preferisco spendere più soldi in quello. Terza cosa, i dettagli. Secondo me sono fondamentali che siano nel trucco, negli accessori, negli abiti, qualsiasi cosa. Io devo avere tutte le cose minuziosamente uguali, se no non mi sento proprio il personaggio. Cioè devo avere anche quella piccola cosa che magari nessuno ha notato, però mi fa sentire veramente nel personaggio, e quindi i dettagli sono molto importanti. Queste erano tutte le domande del tag, siete tutti taggati a farlo, quindi se vi interessa trovate le domande qua sotto in descrizione. Trovate anche il link al canale, al video di Vanessa, che è una ragazza super adorabile, quindi dovete assolutamente andarla a trovare. Trovate anche il link ai vari social dove trovare invece la sottoscritta, quindi Facebook, Twitter, Instagram, su. Spero che il video vi sia piaciuto, io mi sono divertita tantissimo a realizzare questo video con Vanessa, perché è bello poter confrontarsi con qualcuno che ha le tue stesse passioni e più o meno i tuoi stessi gusti, insomma è molto molto bello, quindi... Vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!